Oggi voglio provare alcuni upgrade stampati che ho stampato in questi giorni sulla stampante. Alcuni so che sono funzionali, altri magari potrebbero non piacermi e già ne ho in mente uno. Lo vedrete tra un attimo nel video. In descrizione vi ricordo che trovate il mio canale Instagram dove posto ogni giorno i contenuti sulla stampa 3D, il canale Telegram, vi spendo poco per le offerte più succose di Amazon. E il nostro canale Instagram, spendo poco per tenerci in contatto. Andiamo subito a vedere se questi upgrade che ho stampato mi piacciono e come si montano e a cosa servono, ovviamente. Questa è la mia prima prova con il TPU, l'ho acquistato su Amazon, in descrizione trovate il link. Ho stampato 4 piedini antivibrazione per la stampante, qui tolgo i vecchi e inizio a montare i nuovi e devo dire che funzionano davvero bene. Qui abbiamo questa bellissima cassetta porta attrezzi, che io ci ho buttato un po' tutto e di più. In descrizione trovate il link per scaricarlo. Devo dire che è molto molto comoda, anche perché se ci metti dentro la roba la ritrovi tutta quanta, come io adesso in questo caso sto cercando questa. E inizio a smontare tutta la stampante perché metterò le plate nuove. Bene, visto che ci siamo, vi faccio vedere anche quest'altro strumento, sempre scaricato su Makerboard, meno male che esiste quel sito. Questo serve a togliere facilmente i tubi in PTFE dell'unità hub dell'AMS, che in teoria funziona così, e voilà. Visto che ho tolto quel pezzo, ci troviamo, andiamo a mettere questo bottoncino, uno dei due, adesso vediamo quale. Appunto per togliere poi facilmente tutti questi robi senza bestemmiare. Adesso facciamo le prove. Se va questo o quell'altro, non lo so. Ho fatto lo scattino e non riesco a toglierlo. Proviamo. Voilà. Funziona! Questo c'ha anche un'altra funzionalità, non l'ho mai utilizzato. Vediamo. Funziona perché ho fatto il grippo su questo e me l'ha staccato. Perfetto! Questa è la P1P senza nulla, senza i plate, così si presenta. Adesso andiamo a montare il primo oggetto, però prima dobbiamo pulire. Quindi, Scottex, alcol, fusione e vado a dare una bella pulita su tutti i lati della stampante. Ok, prezzo è giusto. Allora, visto che ci siamo, vorrei anche cambiare. Qui mi sembra andato, basta svitare questa qui, questa vitina qui, e lo cambiamo, però lo devo prima trovare. Questo è quello nuovo. Adesso andrò a smontare il vecchio e ci monterò il nuovo. Molto semplice la rimozione, basta svitare la vitina che è qui e se ne viene via con tutto. E quello nuovo lo reinserisco. Vedete come fa? Fa questo scattino e pulisce l'ugello. Perfetto! Partiamo adesso con questo upgrade, ovvero una semplice barra che va posizionata qui, in questo modo, ha due agganci dietro. Questa va posizionata così, semplice, perché spesso e volentieri ritroverete pezzi di plastica come questo, con questo fa tipo da slitta e ce l'hai subito in mano per poterlo sistemare. 10 punti, in descrizione trovi il link per scaricare il progetto e anche il PLA che ho utilizzato. Non sono spuntate le corna alla mia stampante, ma semplicemente volevo farvi vedere questo. Nel mio caso non è che mi serva molto perché io ho solo questo piatto, però questo è un portapiatti. Ne porta 3, tu lo metti qui e il risultato è questo. Chi utilizza più piatti è un ottimo strumento da avere, magari a fianco alla stampante, così dice: ah, va bene, questo qua lo voglio stampare con un altro piatto. Bene, e te li trovi tutti quanti qua, tu lo prendi e il piatto è pronto. È un semplice raschietto per togliere le stampe, per spiccicarle, semplice, veloce e preciso. Il modello che ho scaricato aveva queste due barre, magari per tenerlo
attaccato da qualche parte, io l'ho buttato sulla scrivania. Funziona lo stesso, molto funzionale, consigliatissimo. Ultimamente ho iniziato a stampare materiali come il TPU, ma purtroppo non posso stamparlo con la MS. Quindi che cosa si sono inventati le persone? Sono inventati questo splitter a Y. Si toglie questa doppia valvola pneumatica, si mette lo splitter, così. Questo è il filo della MS, io qui dovrei aggiungere un tubo in PTFE e mettere la mia bobina esterna che va montata qui per stampare. Però anche questo qua mi trovo molto meglio a staccare e riattaccare questo qui, perché non so, potrebbe succedere di tutto e quindi è meglio stare tranquilli in questo modo. Questo è un altro strumento molto comodo, può sembrare una pinza ma non lo è. Qui si attacca la testina di un dentifricio, praticamente qui con la testina dello spazzino da denti, non da dentifricio, ho detto prima dentifricio, lo tieni premuto e automaticamente, buttando un po' di alcol isopropilico o alcol denaturato, tutta questa barra viene automaticamente pulita da questo strumento. 10 più anche per questo strumento. Passiamo all'MS, mi vedete? Ciao! Ok, potrebbe sembrare un MS normale come tutti gli altri, invece no. Perché come vedete qui dentro questi robbi con dentro il silicio. Perché cosa? Per togliere l'umidità che c'è dentro la macchina. Ve lo consiglio, vi consiglio più che altro il modello chiuso. Vi metterò in descrizione quello col modello chiuso che va inserito qui direttamente. Qui dentro ci sono anche altre palline. Non fatemelo aprire perché sennò succede un casino dentro casa. Stessa cosa, trovate il link nella descrizione. Però questo qui è un po' più complesso e più importante. Perché cosa ho fatto? Ci ho voluto mettere un igrometro. In descrizione trovate anche il link per questo igrometro che ho acquistato su Amazon a 11 euro. Vi dice la temperatura e la percentuale di umidità. Bene, adesso arriva, diciamo, la parte un po' più importante del video. Perché io sì, ho smontato la stampante, ma adesso devo rimontarla con questi altri pannelli che sono chiusi. Quindi adesso con molta pazienza ve la skipperò questa parte, però rimonterò tutto. Che cos'è questo? Questo raccoglie cacche, perché la macchina quando fa il cambio di filamento, questo è tutto il suo spurgo e dietro non c'è nulla. Io ho stampato questo crocco qui, che è bello grande, bello capiente, che raccoglierà tutte le sue cacchette. In descrizione trovate il link e trovate il link anche del PETG che ho acquistato su Amazon, che lo trovo dignitosamente figo, molto molto bello e buono. Quindi rimonto la macchina e ci vediamo per le considerazioni finali. Oh, finalmente ho finito di montare la nuova plate, finalmente ho provato tutti i nuovi upgrade, anche se vi devo dire la verità, il raschietto lo utilizzo già da un po' di tempo perché è molto comodo, così non stai lì a spiccicare il piatto nel magnetico. Devo dire che mi sto trovando bene, mi piace molto. Vorrei capire un po' come funziona, come dicevo prima, come funziona per appiccicarlo, però insomma sta appoggiato sul tavolino, non mi interessa più di tanto. Devo dire che questi upgrade che ho scelto, alcuni non mi sono piaciuti come avete visto, infatti li ho eliminati subito perché diciamo preferisco più farlo manualmente oppure non utilizzarli, perché secondo me potrebbero succedere dei macelli. E nulla, ci vediamo al prossimo video e come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i prodotti che abbiamo provato oggi, il PLA, il TPU, il PETG, insomma tutto quello che avete visto nel video, e ci sono i nostri canali social. Ci vediamo al prossimo video, ciao!